Una missione istituzionale molto intensa e molto fitta, quella in Uruguay prima e in Argentina poi. Oggi l'incontro con il ministro degli esteri Susana Malcorra con risultati importanti. Direi assolutamente sì, l'incontro che abbiamo avuto ieri con il Ministro della Scienza e dell'Istruzione e dell'Innovazione Tecnologica e con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ed oggi con il Ministro degli Affari Esteri sono stati tutti e tre estremamente importanti e oggi in qualche modo sono stati coronati da un impegno che abbiamo assunto con il Governo argentino di arrivare alla sottoscrizione di un accordo su alcuni settori importanti di cui abbiamo parlato in questi giorni, l'economia del mare, l'innovazione tecnologica, la nostra ricerca, l'agroalimentare, insomma tutto quello che in questo momento può essere di interesse e di affinità per tutti e due i nostri paesi, in particolare per la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi una visita molto positiva, un'affinità vera, seria e ovviamente anche un aiuto che abbiamo avuto da parte dei nostri corregionali molto importante. Incontri davvero speciali, incontrerò le madri e le abuelas di Plaza de Mayo e sarà l'occasione non solo per ricordare e farmi raccontare una storia triste e drammatica che solo negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere, che forse conosciamo ancora troppo poco, ma che ha visto impegnato anche il nostro governo, il nostro paese con importanti procedimenti giudiziari e che in qualche modo mi permettono oggi di dire che penso all'8 marzo guardando alla storia importante di queste donne straordinarie e coraggiose.